L'economia circolare, la sostenibilità e la creazione delle piccole guardie ambientali. All'Istituto Comprensivo Perna Alighieri di Avellino, la scuola e i Club Lions del circondario insieme per una nuova campagna di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente che parte dagli alunni della scuola dell'infanzia. Abbiamo proprio fatto insieme al professore De Feo dell'Università di Salerno questo progetto curricolare all'interno della nostra scuola che si chiama proprio Piccole Guardie Ambientali, che coinvolgerà gli alunni di 4 anni della scuola dell'infanzia e 2 classi della scuola primaria per sensibilizzare già i piccoli, i piccolissimi, verso queste tematiche così importanti che rappresentano il nostro futuro. E l'obiettivo finale è quello di diffondere praticamente tramite i piccoli anche alle famiglie questi usi corretti. In questa iniziativa il ruolo dei Lions sarà quello di mediatore. Abbiamo voluto questa attività sull'ambiente perché rappresenta una delle 5 grosse problematiche globali a cui rivolgono la loro attenzione i Lions di tutto il mondo. E in tutto questo abbiamo voluto in maniera proprio intenzionale definire sul territorio i ruoli dei Lions, vale a dire un ruolo di mediatore, di facilitatore, un'azione di volano tra la comunità e le varie istituzioni, gli attori sociali del territorio. Linguaggio appropriato, buone pratiche e consapevolezza, la ricetta del professore De Feo. L'errore più grande che si commette è pensare che i bambini siano solo destinatari di informazioni, no? Loro sono nativi ambientali, perché quando io ero piccolo non si faceva differenziata. Allora è bello che i più piccoli rieducano i grandi. Non possiamo fare a meno dei bambini, solo grazie a loro noi possiamo cambiare le cose. Per il docente dell'Unisaur anche l'impegno nella commissione del Lato che analizzerà i siti irpini disponibili per realizzare un impianto di compostaggio. Sono stato onorato di essere stato indicato dal mio Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno, quindi metterò a disposizione di quello che è il mio territorio, le competenze che ho avuto la fortuna di acquisire grazie allo studio. La cosa più importante sarà il metodo, peraltro la commissione credo che sarà puramente consultiva, ci sarà un confronto con i sindaci e io che ho letto insomma, il piano redatto dal Lato, la scelta deve essere condivisa.